Ciao ragazzi e ciao ragazze, secondo video haul di questa sera, domenica sera, appunto la luce è quella che è, ma meglio di così non riuscivo a fare. Ho voluto fare subito il video perché poi tra una cosa e l'altra c'è Capodanno di mezzo, so già che la settimana sarà un casino riuscire a registrare, quindi ho detto mi porto avanti, faccio già due video stasera nonostante la luce è un po' schifosa e tanto sono video haul, quindi non dovete magari come in un tutorial vedere bene 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 bene, nell'haul ci possiamo arrangiare. All Avon questa volta. Cavolo, un prodotto di là, io ora lo vado a prendere perché l'ho provato e mi sono trovata da Dio, quindi ve lo devo far vedere. Rimanete lì, subito subito arrivo. Arrivo, c'è Atos che mi corre dietro. Eccomi. Allora, dicevamo, piccolo Lavon, ho preso qualche cosina e vi dico anche subito che cosa. Allora, ho preso due rossetti che devo dire mi sono piaciuti un sacco, ce li ho da qualche giorno. E ho provato il fucsia. L'ho provato ieri e mi è durato veramente, cioè, l'impossibile, non ci potevo credere. Stamattina ero ancora truccata praticamente. Io l'ho messo ieri pomeriggio alle 4, questo si chiama Dolly Pink. L'ho messo ieri pomeriggio alle 4 meno 10 prima di entrare a lavorare. Ve lo swatcho vicino a quelli che ho già sulla mano, che ho swatchato nel video precedente. Dolly Pink è questo. È fantastico. L'ho messo su appunto alle 4 meno 10, ci ho cenato e nonostante tutto io quando sono andata a dormire non avevo ovviamente più la parte cremosa del rossetto, ma avevo ancora il colore perfettamente sulle labbra e stamattina quando mi sono svegliata avevo ancora dei residui di rossetto, quindi dura veramente un botto, non ci credevo. E oltretutto l'ho pagato poco perché era in promozione, ora non credo di avere, no, non ho con me lo scontrino. Però veramente l'ho pagato poco, tipo meno di 4 euro, una cosa così, quindi veramente fantastico. E poi ho preso questo che è, aspetta, non mi ricordo più come si chiama, c'ho un vuoto di memoria sul nome del rossetto, Poppy Love, che è un rosso bellissimo, che proprio rimane, cioè flasha, è veramente un rosso pazzesco. Questo qua ve lo swatcho vicino a Dolly Pink, è un rosso veramente strepitoso e anche questo dura un sacco. Non vi so dire la durata precisa perché me lo sono proprio levata io, quindi non l'ho tenuto a oltranza finché non se ne andava. Io prima di cenare l'ho messo per andare da Cree e prima di cenare l'ho levato, quindi non ho avuto modo di testare la durata. Però se è come il suo collega Dolly Pink, paura veramente. Andiamo avanti con una cosa gigante, ovvero lo shampoo questo dovrebbe essere, aspettate che non, io non mi ricordo le cose ragazze, ma ho dei problemi. Dov'è? Fiori di ciliegio, eccolo qua. Fiori di ciliegio da un quintale praticamente. Questo è 700 ml, guardate quanto è grande. Cioè è gigante. E visto che era in promozione anche questo, mi sembra che l'ho pagato intorno ai 5 euro, ho detto prendiamolo. È buonissimo, è un profumo stupendo. E poi mi ci ero trovata davvero bene, quindi ho detto lo riprendo assolutamente. Poi ho preso un balsamo per i capelli in crema alla, come cavolo si chiama? Mandorla? No. Cioè, non si può veramente, raga, non si può, non si può. Com'è che si chiama sta roba qui? In italiano? Oh Dio santissimo. Mandorle avocado. Ok, ce l'ho fatta. Ok, balsamo mandorle avocado. Questo qua è fatto tipo crema. Quindi devo leggere bene come funziona. Non credo si utilizzi. Probabilmente bisogna tenerlo su un paio di minuti. Anziché risciacquarlo subito, però controllerò poi nelle istruzioni.
roba, raga. È buonissimo. Io avevo utilizzato già quello classico, mandorle e avocado, quindi ho detto perché no, provo anche il bidone qua. E vi farò assolutamente sapere come mi ci trovo, anche perché io appunto ho i capelli secchi, per cui cerco sempre balsami, creme, comunque cose che possano tenermi appunto i capelli e soprattutto le lunghezze il più morbide possibili e più idratate possibili. Poi, ultimi due prodottini, e poi vabbè ho avuto anche un paio di campioncini in omaggio, comunque gli ultimi due prodottini che ho preso sono la matitona Super Shock doppia di Avon, di cui vi avevo già parlato in versione viola. Questa qua è quella nera e grigia, che poi non è proprio un nero nero nero, ma è un antracite scuro e un grigio. Queste sono ottime per quando hai proprio fretta e devi farti un trucco veloce. Io le do direttamente sull'occhio, le sfumo e ci metto il mascara e via dicendo e via proprio. Quindi per un trucco di quelli facili e veloci, ottime, queste mi piacciono da matti. E poi ho preso una matita contorno labbra rossa da abbinare a Poppy Love. Questa qui è la numero, ve lo dico subito, allora, è la Ultra Glimmer Stick Lip Liner True Red e direi che non ha un codice. Ci do un'occhiata per sicurezza, ma direi di no, non ha un codice. Comunque è un rosso intenso ed è una di quelle matite che si tirano su. Ve la metto vicino a Poppy Love. Ovviamente è opaca, non è lucida come Poppy Love, però si può abbinare tranquillamente. Ok, quindi anche per il nostro piccolo angolo del All Avon abbiamo finito per questa sera. Io ho un mal di gola atomico, non mi passa più il mal di gola. Ragazzi, qualcuno mi deve dare una soluzione, nel senso, medicine a parte, spray per la gola a parte, propoli a parte, c'è qualcosa che mi può far passare il mal di gola? Perché io qua c'ho sempre mal di gola, non mi passa più. C'è rimedi della nonna, qualcosa, datemi un consiglio, scrivetemi. Se volete scrivermi un rimedio della nonna per il mal di gola, c'è la possibilità di scrivermi sulla mia fanpage, su Google Più, dove vi pare. Qui nell'info box trovate tutti gli indirizzi, tutti i link per contattarmi, eventualmente pure sui messaggi privati di YouTube se volete, quindi bacio grande, buona domenica a tutti e se non ci sentiamo prima, buon anno. Ciao!